Amici, un paio di giorni fa ho fatto uscire il video sugli abbonamenti per il canale, quindi oggi siamo tornati nella serie vanilla di Minecraft dopo relativamente qualche giorno, è un po' che non la portavo in realtà, e questo episodio sarà dedicato a voi, ovvero andremo a costruire, in realtà l'avevo già fatto, ora vi farò vedere tutte le cose nuove, il tempio dedicato agli iscritti nel quale andremo a inserire i vari commenti all'interno, ci sono tutti i cartelli, tutte le cose particolari, signori fidatevi, è una figata totale. Quindi andiamo a finire di costruire il tempio, vi faccio vedere un paio di cose, vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video, signori, fate tutto quello che volete e iniziamo. Finito il fiato, iniziamo. Sto diventando vecchio. Amici, riprendiamo da dove ci siamo salutati nell'ultimo episodio, ovvero sempre nel magazzino, ormai questo è il nostro spot di fine video, e volevo farvi vedere quanto quarzo avevo farmato, oltre a quello che ho già messo, ora vi faccio vedere, tranquilli. Praticamente prendo questo, che oddio in realtà basta anche due stack, va bene così, e prendiamo anche i cartelli, perché nel tempio che ora appunto vi farò vedere dobbiamo andare a metterci tutti i vostri consigli, tutti i vostri cartelli e robe varie. Alcuni li avevo già messi lì nella cesta, ma ora vi spiego meglio. E andiamo, iniziamo ad avviarci. Tra l'altro, salve, vediamo, dai, offrici qualcosa. Fai sempre schifo, ora ci devi fare schifo anche adesso. Però, cos'è questo blocco viola? Gioco, fammi vedere il blocco. Non posso vederlo? Ok. Blocco di corallo viola. Può essere interessante? Non lo so, scrivetemelo nei commenti. Qui intanto sta succedendo cose. Vabbè, signori, andiamocene, non perdiamo tempo. Allora, come vedete, il tempio c'è. L'avevo fatto tipo nel quinto episodio, mesi e mesi fa. Il brutto è che non c'è un'entrata per questo tempio, quindi in caso, di solito io entro spaccando di qua, che è tipo una cosa sbagliatissima, quindi in caso scrivetemelo nei commenti. Ora, questa era la parte sopra del tempio, ci si può mettere sempre qualcosa, però ero andato a costruirmi un po' off camera questa zona qui, che, cioè signori, un bijou, cioè un bijou, a me piace moltissimo. Però ho preso questo altro quarzo perché appunto l'altra volta, cioè l'altra volta, mentre facevo il pavimento pensavo, ma sarà meglio in quarzo? Oppure con quella stone lì, che comunque ci sta con quella stone. Però tutto quarzo diciamo che ha il suo fascino, quindi la domanda sorge spontanea, facciamo tutto in quarzo? Ora, per adesso io appunto voglio fare tutto in quarzo, queste pietre che raccolgo ora le vado a mettere in quella cesta lì, nella quale mi sa che ci sono esatto già dei cartelli, e niente, quindi nei commenti, come sempre, scrivetemi ciò che preferite tra i vari pavimenti, magari ci sono altri materiali ancora migliori, e appunto magari io andrò a cambiare. Quindi questa sarà la stanza dedicata a voi, nella quale inserirò tutti i vostri commenti a muro. Vediamo, ho già messo dei cartelli, no, non ho ancora messo niente, perché mi sa che si... non puoi scrivere se li metti, vabbè, ora vi faccio vedere. Quindi vi faccio un piccolo tagliettino, metto tutto di quarzo. Qua si è rotto un pezzo, signore, si è rotto un pezzo. Nel dubbio, io spero che bastino questi 64 blocchi. Dai, non ho voglia di tornarmene al magazzino. Vabbè, signori, ci vediamo dopo, ci metterò un pochino. 3 hours later. Cioè, signori, neanche a farla apposta, perfetti li abbiamo presi, perché ora dobbiamo distruggere qua. E, a parte che sono usciti un botto di cartelli, cioè, perfetti. No, qua, cioè, qua ci vuole una dub, cioè, per forza. Bellissimo, bravo Master, sono contento. Ora, qui sotto c'è, vediamo un attimo, piccolo scrupolo. Sì, ok, c'è anche lì. Perfetto, allora, qua ci metto la cesta con dentro questi blocchi, che in caso andremo a ripiazzare, vabbè, possono sempre servire. Questa è la stanza del quarzo, il vostro tempio, cioè, bellissimo. Credo sia la cosa più bella del mondo, è più bello di casa mia. Quella su Minecraft, anche quella vera, però vabbè, lasciamo perdere, sono dettagli. E quindi ora, grazie all'ausilio dei cartelli, ovviamente non li mettiamo tutti, cerco su YouTube qualche vostro commento e inizio a metterli tipo così, no? Tipo tuk tuk tuk, inizio a riempire tutto il tutto. Poi se voi avete idee più belle su come riempire, perché la mia idea era riempire così, cioè poi scrivo il commento e tac tac tac. Non lo so, se voi avete idee più belle scrivetemelo, nel dubbio, e vado a cercare qualche vostro commento, ne prenderò alcuni a caso. Tipo ad esempio il primissimo commento lo mettiamo qui, sì. E come possiamo fare del tipo qua scrivo il nome. Tipo ad esempio vedete così, e Zeren, che è uno degli iscritti, è il suo nome, mi ha suggerito di sistemare la vegetazione del ponte. Il ponte che avevo fatto tipo 4-5 episodi fa, e appunto mi aveva dato questo consiglio, e ci sta. Quindi il primo consiglio è stato messo, e adesso potremmo rattoppare con consigli. Quindi ovviamente ce ne sono un casino, perché sono passati tipo 30 episodi,
non li posso recuperare tutti, quindi se sapete che mi sono perso qualche consiglio, scrivetemelo sotto questo video che sta uscendo, che state guardando adesso, così almeno lo posso recuperare e so dove cercarli. Quindi ora cercherò secondo commento, magari lo posso fare in diretta. Sono andato a recuperare i commenti nel video, quello nell'episodio numero 5, esatto, me lo sono anche scritto, nel quale appunto avevo fatto il tempio, e il buon Leos 2008, poi non so se avete cambiato nome su YouTube, sinceramente non posso saperlo, mi ha suggerito di fare l'armor stand nel tempio, e quindi dopo l'andremo direttamente a fare, così almeno porteremo a termine uno di questi commenti. Ne faccio altri 4, quindi andiamo a completare questa prima fila e poi andiamo a fare l'armor stand. Comunque è carina come idea, dai, mi piace. Quindi nella seconda striscia abbiamo messo il loro che ci ha suggerito di fare un porto, che è una figata totale, lo dovrò fare, ma ci metterò un casino, e che è con una farm di slime. Mentre nell'ultima striscia mettiamo Tempest, che è anche moderatore, vabbè, lo conoscete praticamente tutti sotto nei commenti. Mettiamo Tempest che ci ha suggerito un passaggio segreto. Non si sa dove, non si sa perché, ma un passaggio segreto non fa mai male. E per ultimo, per questo episodio, mettiamo The Real Tia che ci ha suggerito di fare un castello. Quindi questi 6, sono 6 persone, l'ho presi 6 diversi perché molti di voi mi avete consigliato magari più commenti, tipo Zer me l'ha consigliato in botto, anche Tempest. Comunque molti di voi me ne avete consigliati tantissimi. Però ho deciso di prendere 6 persone diverse. Quindi in questo episodio, cioè in questa seconda e ultima parte di episodio, dopo che vi ho fatto un po' capire come funziona questo tempio, intanto mettiamo via i carrelli, cartelli non carrelli, e andiamo a fare un armor stand nel tempio. Cioè, figata totale, quindi io direi di farlo tipo, volendo potremmo farne 4 ai lati, vediamo se ci sono tutte, ah non ci sono, vabbè fa niente, ne potremmo fare 4 ai lati con 4 armature diverse, quindi quasi quasi, ora vi faccio un mega taglio enorme come tipo una mega casa, mi vado a craftare 4 armature, diamante, ferro, oro e quella schifo pelle, e mettiamo i 4 guardiani, figata dai, quindi ci vediamo dopo, io vado a craftare. Allora, perfetto, siamo tornati, per voi è passato letteralmente un secondo, fatemi mangiare una carotina, e mettiamoli qua, che, oddio, però da che parte? Che guardano così, sì, dai, così ci sta, quindi uno così, poi sempre sulla falsa riga lo mettiamo qui, ok, distanziato 2, distanziato 2, poi uno qui, e l'ultimo, ma non per importanza, lo mettiamo, fatemi vedere, questa è la riga, 1-2, 1-2, qui. Figo? Sì, ci può stare, ci può stare. E ora, niente, andiamo a mettere i vari, le varie cose. Quindi, tec, tec, tec e tec. Allora, l'avrei ovviamente fatta di nederite l'armatura, però non ho abbastanza, come si chiamano? Però non ho abbastanza blocchi per farla. Ora, appena riuscirò a farmarli, ovviamente, ma tipo palese, sostituiamo lo schifo cuoio e ci andiamo a mettere la super mega nederite, che è tipo fuori di testa, cioè bellissima. Però ci serve semplicemente i materiali. Quindi un giorno, o per conto mio, o durante magari un episodio, non lo so, dipende se capita, me ne vado nel nuovo Nether e ci andiamo a fare le cose. Quindi gli armor stand ci sono, non ci sono ovviamente le armi, potrei dargliela, però no, poi è troppo cattivo, poi mi picchia. Come faccio a prendermi? No, come... no, sto sbagliando. Come faccio a prendermi l'arma? Vabbè, l'ho dovuto rompere. Ok, perfetto, quindi abbiamo fatto il tutto. Ora, per adesso, il commento... Dov'è? Oh mio Dio, mi sono perso. Ok, il commento lo tengo, quindi l'armor stand nel tempio lo tengo, però... Vabbè, dovrei... Ah, oppure posso metterci... Posso modificare la scritta? No, non posso modificarla. No, dai, non è vero. Come non posso modificarlo? Ok, scrivetemi nei commenti se si può modificare. Devo riscriverlo? Vabbè, nel dubbio l'ho riscritto. Comunque ho scritto sotto fatto, così almeno so che l'ho già fatto. Però in caso, magari quando si riempirà, quelli già fatti li toglieremo. E perfetto, qui c'è tutto. Io direi che... Per questo episodio abbiamo fatto il tutto, scrivetemi ovviamente un'uscita bella da fare, perché per ora uscire distruggendo ogni volta il tempio fa abbastanza schifo, tu tutto bene, vabbè non ci vende niente, quindi io direi, come ormai è consuetudine fare, ce ne torniamo nel magazzino, dovrei anche prendere altro quarzo perché l'ho chiaramente finito nel fare tutta quella roba, sono stato un botto di tempo a farmare, ma va bene così, quindi ce ne torniamo nel tempio. Sì, nel tempio, però era bello quel tempio, ma sapete che è tutto quarzo? Beh, mi piace, bravo Mass. Quindi, signori, io direi che per questo episodio è tutto. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Facciamo pure un salve ed esci tatticissimo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Credo sia durato abbastanza, comunque il giusto. Vi invito, come sempre, a scrivermi dei commenti nella sezione commenti. Li leggerò tutti, ovviamente. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, alla solita ora, verso le 2:45, con un nuovo video. Ciao!